21 maggio 1927. Charles Lindbergh, l'aquila solitaria o il pazzo volante, è riuscito ad attraversare l'Atlantico da solo, da New York a Parigi, con il suo aereo chiamato The Spirit of St. Louis. Qui lo vediamo mentre si prepara alla partenza da un campo d'aviazione di Long Island. Il suo monoplano ha a bordo 2600 litri di benzina. Il decollo è difficile. Nel prendere quota sfiora i fili dell'alta tensione. Porta con sé solo 6 panini e 5 litri d'acqua. Per 33 ore e mezzo conduce una dura lotta contro il sonno e la nebbia. Quando si presenta sulla pista dell'aeroporto parigino di Le Bourget, una grande folla lo acclama. Ha volato su una distanza di 4.800 chilometri. Il premio di $25.000 è suo. Rientrato negli Stati Uniti, viene accolto dal presidente Coolidge, che gli conferisce il grado di colonnello. Seguirà la trionfale parata nelle vie di New York, un onore riservato agli eroi di guerra e ai grandi americani. Alcuni anni dopo sarà colpito da una grave tragedia privata. Il figlio, di appena 20 mesi, sarà rapito e ucciso da una banda di criminali, che saranno poi condannati a morte.